Conserva proprio il blues nella sua
definizione stessa. Il funk che nasce dal rhythm and blues, ma tutte le forme afroamericane, il rock and roll, che poi prende una via, una piega bianca, fortemente bianca, nascono dal blues. E pensiamo anche quanto il blues sia fondamentale nell'evoluzione del jazz, che è, giusto per precisare, quel genere che si basa su improvvisazione, interplay, dialogo, creazione amorosa insieme, e non è, come taluni altri pensano, un genere basato sulla competizione a chi fa vedere chi è più forte e chi è più bravo. Ma tutto nasce dal blues, e a mio avviso anche musicisti che suonano musica che ha un accento più europeo non possono dimenticarsi l'importanza di questa radice, perché il blues è stato il modo in cui la comunità afroamericana del sud degli Stati Uniti ha marchiato tutta la storia della musica del Novecento, perché era una musica spontanea, semplice, popolare, perché è una musica che ha generato l'improvvisazione, in quanto, anche se molto semplice, il blues non è una musica virtuosistica, non nasce come una musica virtuosistica, ma il blues nasce comunque sull'elaborazione di frasi che poi erano sottoposte a un percorso di variazione, di improvvisazione, di arricchimento, per cui anche l'improvvisazione c'è nel blues. Per finire, vorrei ricordare a tutti che il blues ha dato in mano ai musicisti la voce, cioè tutta la musica nera afroamericana è caratterizzata dal fatto che lo strumento è personalizzato, è la voce, è un'estensione della voce. Mentre nella musica classica, dove comunque noi riusciamo a distinguere il timbro di un grande pianista da un altro, comunque spesso si insegue il sogno di un timbro ideale, il blues è la tua voce, è la voce del musicista che parla. Per questo io penso che il blues lo si debba studiare, lo si debba conoscere, lo si debba praticare. Sia perché è facile inizialmente, devo suonare appena primo grado un accordo, per quattro battute, due battute di quello che si chiama quarto grado, penso che mi seguite su questo, poi per altre due battute torniamo sul primo grado, poi abbiamo un quinto grado, un quarto grado e un primo grado. Quindi se io come bassista devo praticare delle linee di accompagnamento, chiaramente è facile che impari a suonare sul blues. In secondo luogo è facile perché ci possiamo permettere di iniziare a improvvisare su un vocabolario semplicissimo, per cui per quale motivo cominciare a studiare da subito appunto i modi, gli arpeggi degli accordi di cui parlava Luca Pirozzi, che sono tutte cose fondamentali nello sviluppo del bassista che sa anche improvvisare, o che sa improvvisare l'accompagnamento e sa improvvisare la melodia. All'inizio uno si può basare su cinque note e qualcosa in più. Mi piacerebbe che rifletteste su questo. Allora, perché esiste blues maggiore e blues minore? Praticamente esiste blues maggiore e blues minore perché in origine non c'erano gli accordi, in origine c'era una scala che è ambigua, cioè non è né maggiore e né minore, ed è la prima cosa che noi dobbiamo imparare. Quando vi si dice che la scala blues ha la fondamentale, parliamo in sol, un blues in sol, una terza minore è già sbagliato in partenza, perché non avendo chi ha sviluppato il blues, non aveva strumenti con i tasti, con un sistema ben temperato tantomeno. Questa scala veniva dall'Africa e probabilmente subiva dal Centro Africa delle influenze islamiche, per cui questa terza era mezza minore e mezza maggiore, non si capiva. E già questa, quando vi sentite, non è, è questa. È questa terza minore che è anche maggiore, prima cosa. Poi c'è una quarta, e ci siamo. Nella pentatonica minore che noi conosciamo si passa direttamente a una quinta giusta, ma nel linguaggio del blues tutti sanno che questa quarta diventa una quarta aumentata, e questa non è nemmeno nel sistema ben temperato. Addirittura mi sono informato e i primi ad accompagnare il blues con la chitarra si costruivano delle chitarre con le scatole dei sigari senza tasti.
E questa è la riprova che poi, prima di avere in mano delle chitarre vere e proprie, o il banjo, eccetera, non si intonasse la quarta aumentata, come si suol dire. Cioè, noi non possiamo suonare Mozart. Non ci sono i tasti, bisogna sempre considerarla come una quarta aumentata tirata. E che cos'è questo se non il pianto? E cominciamo subito a capire che nella filosofia del blues c'è questo. Dobbiamo iniziare a piangere. In parole povere, lo sciorigno, lo scioro in Brasile significa pianto. Il blues significa pianto, evidentemente lo sfogo per la creatività vera dell'umanità lo trova innanzitutto nel lamento. Come? Nel disagio. Quindi questa quarta aumentata può essere questa, la quinta giusta, poi c'è una settima e poi si chiude. E questa terza è tutto. Allora, da questa terza, che potrebbe essere minore, ma potrebbe essere maggiore, scaturisce sia la forma del blues maggiore che la forma del blues minore. Quando insomma hanno preso in mano le chitarre, si è trovato il modo di armonizzare il blues sia con una terza maggiore con accordi di settima, per cui il famoso primo grado potrebbe essere, che ne so, sol settima. Il quarto grado potrebbe essere è do settima. Il primo grado è da capo sol settima. Poi c'è un quinto grado, re settima, quarto grado, do settima, e da capo primo grado, sol settima. Però voi sapete bene che il blues è meraviglioso anche minore. C'è tutta una letteratura di blues minore dove questo è sol minore, questo è do minore, questo è sol minore, re minore, do minore. Ecco, adesso farò quello che dovrebbe fare qualunque studente quando vuole imparare, cioè non studiare qualunque cosa. Se io ho il mondo da imparare, non posso pretendere di imparare il mondo tutto insieme. Allora, cominciamo a improvvisare, accompagnare a improvvisare sulla scala blues e limitandoci. Ora, chiaramente, un solista, se sta sul palco, non può pensare a limitarsi, a crearsi dei paletti. Dovrebbe andare dove lo porta il cuore, dove lo porta l'istinto. Però se dobbiamo studiare, invece, i paletti, secondo me, ce li dobbiamo porre come? Perché più delimitiamo l'orizzonte in cui studiare, e più potremo verificare che apprendiamo, che impariamo. Provo a suonare un blues minore. Provo a lavorare esclusivamente sulla scala blues e quindi comincio a capire l'importanza dell'antifonia. Che cos'è? È il call and response. Anche i grandi solisti, anche Cannonball Adderley o Coltrane, in realtà quando improvvisano su sistemi armonici elaborati, in realtà sviluppano la frase precedente ripetendola e variandola. Risposta. Leggero cambiamento. E a questo punto invece posso chiudere il discorso. Adesso mi invento una nuova idea. Sempre sulla scala blues.
Ai miei studenti, agli studenti, è quello di iniziare a, come dire, allentare i freni inibitori, perché all'inizio si ha quasi una sorta di difficoltà a cantare, però siccome sono soltanto 5 note più una delle blue note, appunto quella quarta tirata o la terza tirata, eccetera eccetera, che non si capisce se è minore o maggiore, alla fine è facile cominciare a costruire delle frasi e a fare delle risposte. Fondamentale è il silenzio. Perché è come se la frase fosse in una fotografia, la persona in primo piano e la ritmica dopo che lasciamo lavorare come lo sfondo. In un bel quadro, una bella fotografia, abbiamo bisogno del primo piano e di uno sfondo. Quindi lasciare il silenzio per far venire fuori la ritmica e prepararsi così alla risposta. Questo è un altro consiglio che vi do.